testimoniare la pace. No, no, beh, però è meraviglioso. Sì. Però è meraviglioso. Sì. No? Oh, è roba di casa nostra questa. Sì. Ah, è lei? Ma che belli che so, però, guardali. Perché lei gli porta da mangiare? Sì, qua. Io l'ho fatta, la vedi, vedo la piazza, cacciata la piazza da... Santa Rosa. Hanno cacciato Santa Rosa. C'ha proprio l'orario, eh? Questa però la dovrebbero trasferire, perché si lamentano. Eh beh, pure qui. Davanti, no? Te credo. E allora però la promessa era quello che la portavano dall'altra parte, insomma, dove c'è meno casa. Ma lei c'ha, no, ma lei c'ha l'orario. C'ha? Lei mi ha raccontato, io l'ho intervistata anni fa, lei c'ha l'orario e dice alle 5 mi aspetta. Mi aspettano a San Paolo. Mi aspettano. Ma c'è due gruppi? Sì, l'aspettano a San Paolo. No, va a San Paolo. Guarda quella cornacchia. Bisognerebbe faccio vedere. È dolce lei come donna, eh? Sì. È molto dolce. Canta per questi. Guarda, guarda quello come gli dà. Tutto il pane. Ma non è solo pane, lei mi ha detto che compra il Gran Turco. Vero. Va con i sacchi di Gran Turco. I soldi? Ce li metterà lei. A me mi fa venire in mente, ti ricordi il film di Mary Poppins? Non l'ho visto. Allora, c'è un film di Mary Poppins e si vede questa qui che sta seduta. Ma tu l'hai vista la scena di quando l'ha portata? Quando ha portato questi qui? No. Come l'ha portato? L'ha portato come la favola di Pollicino, cioè. Ah, mandandoli piano piano? Sì. Gli ha fatto e cioè li guida proprio, loro la guidano? Sì. La seguono? La seguono. E ci ha messo 2 o 3 giorni perché loro tendevano a tornare di là. Ah, poveracci, certo, sì, loro sono abituati. Tempo, ormai hanno capito che sta qua. Però gli ha fatto tutto il sentiero. Allora io gli ho detto, dico, ma invece di andare là, va laggiù in fondo con l'idea che così il guano, certo, mi fermasse un po' le puttane. No, più che altro i clienti. I preservativi, cioè se queste disgraziate obbligassero a mettere i preservativi dentro il cestino o portassere certo, a casa, ma a me che me frega se scopano. No, ma anzi, fa pure bene, tornano a casa tranquilli con le mogli, certo. Le mogli sono pure contente, sì, perché almeno non si l'hanno scocciato. Che la stai a fotografare. Vabbè, senti, io vado. Ciao. Tanto oggi ho l'incontro con... Il coso, quello del...